Buonasera amici, seconda puntata di Sfida Pastore trattino il torneo e dunque secondo quarto di finale di questa versione speciale indimenticabile, oserei dire, del quiz del mercoledì sera. Io intanto, prima di presentare i nuovi due concorrenti che tra qualche minuto iniziano a sfidarsi, ringrazio le migliaia e migliaia di persone che ci hanno seguito mercoledì scorso e non solo, anche nella puntata su YouTube e sui nostri grandi social, perché ha fatto grandi numeri che davvero ci mettono voglia di fare ancora meglio, vero Bart? Che dici? Assolutamente sì, cari amici, un buonasera a tutti, anche da parte mia, ben trovati, grandi risultati, speriamo che continuino a salire. Certo. È una sensazione che con questo torneo, man mano che si va avanti, man mano che si entra con le semifinali, si arriva alle semifinali, poi la finale, la finalissima, magari aumenterà ancora di più l'hype, ce lo auguriamo veramente tutti. Per stasera siamo pronti a vivere insieme il secondo quarto di finale. Il meglio deve ancora venire, esatto. Quindi vediamo cosa ci riserva questo mercoledì sera in cui non ci sono state partite di calcio, nemmeno internazionale, quindi tutto il calcio sta aspettando la seconda puntata, aspettando voi, quindi sappiate che dovete essere all'altezza di questo hype. Cominciamo alla mia destra con Giovanni, a cui adesso chiedo di presentarti. La mia prima domanda è questa: ti hanno mai detto che assomiglia a Jack Raspadori? No. Dai, no. Come? Sono il primo a notare. Sì. Sono io che ho le visioni. No, non me l'ha mai detto. Un po' sì, dai. Non so la chat cosa ne pensa. Salutiamo anche gli amici in chat. Sei un po' Jack, però sei Giovanni. Sono Giovanni. Più che altro. Quindi, come stai? Come ti senti? Da dove vieni? Parlaci di te. Hai qualche secondo, un minuto anche se vuoi. Molto bene, molto emozionato di essere qua. Contento di aver conosciuto te e tutta quanta la squadra di cronache qua presente. Io ho 22 anni, sono di Alba, studio all'Università di Torino. Mi sono laureato lo scorso novembre in lettere classiche. Adesso sto continuando con la magistrale sempre all'Università di Torino. E diciamo, sono molto molto contento di essere qua e sono sicuro che sarà una bellissima serata come lo è già stato prima. Se vuoi dirci anche per chi fa il tifo, anche per Sono un tifoso della Juve. Sei tifoso della Juve, bene, cosa pensi di questa stagione? Si può fare molto meglio. Sperando che non vada peggio, perché attenzione, Juventino un po' pessimista verso il futuro. Vediamo, speriamo che tu non lo sia su questo quiz. Alla mia sinistra, Alessandro, a te la parola. Ciao Giuseppe, grazie. Mi presento, sono Alessandro, vengo da Torino, sono classe 97, vivo a Milano ormai dal 2016, quindi sono un milanese acquisito, milanista, quindi nella città di provenienza della mia squadra. E niente, è stato anche per me un piacere conoscervi, passare una parte della serata qua già prima e sono ansioso di iniziare. È un bel derby piemontese, perché la settimana scorsa abbiamo avuto un ragazzo calabrese, un ragazzo pugliese, quindi ci spostiamo da una parte all'altra del paese. Chi vince? Ricordiamo, visto che è un tabellone tennistico e quindi c'è già un semifinalista acquisito dalla scorsa settimana, affronterà in semifinale Francesco Albanese, che ha fatto una grande puntata, una grande manche la scorsa settimana e si è guadagnato. Vedo un Bart molto frizzante, molto pimpante, che fra poco ci guiderà nei meandri di questa seconda puntata di Sfida Pastore. Cosa dice la chat? Cosa ci dicono gli amici? Sono caldissimi come sempre, pronti anche loro a vivere questa nuova serata insieme. Lo abbiamo detto in apertura, c'è stato grande risultato dopo la prima puntata, non vedono l'ora di vivere le stesse emozioni anche oggi. Diciamo, abbiamo visto, prima di entrare, no, in questa sfida, abbiamo visto Pastor grande fair play, sì, anche stasera. Anche troppo, mi verrebbe da dire, perché insomma, ho capito che non vi conosciate, però siete anche stretti là, siete augurati in bocca al lupo, molto bene. Lasciatemi ricordare un attimo il regolamento, perché essendo la seconda puntata è possibile che molti di voi non lo conoscano. Abbiamo una serie di giochi diversi, non del tutto uguali a quelli del classico Sfida Pastore. Ne avete già incontrato e conosciuto qualcuno la scorsa settimana, altri forse, chissà, ne conoscerete oggi. Dico forse perché io per primo non so quali giochi vi stiamo per sottoporre. Lo sa probabilmente solo Bart, che però giustamente non me lo dice, perché ci vuole il mistero e tutto, esatto. Nella vita si comporrà di fatto casualmente quest'ordine di sette, esatto, giochi, fino poi alla manche finale dello YouTube, che ricorderete invece già pronto, già presente alla fine dell'ultima, della scorsa puntata, che potrebbe avere il potere di ribaltare, esatto, completamente
il punteggio, ma poi ricorderemo anche come funziona l'assegnazione dei punti di distacco. Vedo che annuite, quindi sapete già tutto. Chi è a casa ve lo spiegheremo tra poco, non temete, è tutto chiaro. C'è una tabella chiaro. Che è esatto. pronta per essere messa tutto in rigoroso, depositato al tribunale dei quiz. Abbiamo lasciato il format e esatto. abbiamo brevettato il format. Possiamo io, iniziare, sempre, Bart? Esatto, passo, io sono qui operativo, oh. seguo te. E allora, se siamo pronti, vediamo quale sarà la prima manche. Lo scopriamo insieme. Vai, pronti? Primo gioco. Via. Attenzione, attenzione. Il primo gioco è Il tempo è denaro. E questo è un gioco nuovo, che non abbiamo fatto la scorsa settimana. A cosa... Intanto, come si gioca Il tempo è denaro? Servono... Serve questa cosa qui che io prima farò cadere, ma non ancora. Quindi il timer è ancora sano e salvo. È il pulsante verde che vedete... Inquadrato da me in questo momento, inquadrato, retto in mano da me in questo momento, un gioco nuovo, vi spiego come funziona. Vi farò a testa 5 domande abbastanza facili, poi la domanda facile e difficile in realtà è un soggettivo dire che la domanda è facile o difficile, a cui dovete rispondere nel minor tempo possibile, sono 5, se ce la fate entro il minuto... Bene, chi ci mette meno tempo vince e vince 5 punti, vero Bart? Confermo, ok. Confermo, esattamente. Quindi iniziamo da chi soprattutto? Che si fa? Un pari o dispari? No, facciamo momenti. Così, ditemi un giocatore che ha giocato titolare in Italia-Ecuador dell'Italia, uno a testa, vediamo chi sbaglia per primo. Vicario. Giusto. Pellegrini. Giusto. Zaniolo. Giusto. Barella. Giusto. Avvicinatevi ai microfoni, Jorginho, sì. Locatelli. Locatelli. Bellanova. Bellanova, siete bravissimi, accidenti. No, Locatelli no. Locatelli è entrato. Entrato. È entrato e quindi hai sbagliato, quindi inizia lui. Va benissimo. Inizia me. Allora, io inizia volevo ricordare Giovanni, entrambi ecco. di parlare ai microfoni. Esatto, Alessandro, avvicinatevi al microfono. Alessandro, oppure avvicinati direttamente. Ecco, esatto. Esatto. Allora, sentiamo questo bene. Era soltanto... Anche da casa, fammi dire semplicemente una cosa. Qua è una questione di velocità, quindi non vedrete grafiche. È una questione di essere veloci sulla risposta, quindi ascoltate. Io vi farò, ripeto, 5 domande abbastanza facili. Te dovete rispondere il più velocemente possibile, quindi... Io mi segno il tempo del primo, così per io riferimento... schiaccio il pulsante, partirà il timer. Alla fine della quinta risposta... Questo non c'entra niente, non dimenticatevelo. Alla fine della quinta risposta dovete voi schiacciare il timer, che si fermerà e comparirà il tempo che ci avete messo. Quindi poi prenderemo chi ha fatto il tempo migliore, vince 5 punti. Io se poi fate pari, ragazzi, alzo le mani e dico... Vabbè, si va avanti 0 punti. Nel senso non vengono... Oppure un puntato. Due e mezzo. Allora, testa, via così. Caro Giovanni... Sei carico? Un bel respiro? Dimmi 3 squadre della regione Liguria. Sampdoria, Genoa, Spezia. In che anno Zidane ha lasciato il calcio? 2006. Qual è stata l'ultima squadra di Miroslav Klose? Lazio. Chi ha vinto l'ultimo pallone d'oro? Messi. Chi allenava la Roma campione d'Italia nel 2001? Capello. 17:63. 17:63. Attenzione. Niente male, non hai avuto neanche forse un'esitazione sul pallone d'oro, ma perché forse inconsciamente. Questo è un gran tempone, è un tempone, un tempone, attenzione al timer che sta crollando. Azzeriamo il timer e adesso caro Ale, non è facile. Non segnato 17:63. 17:63 segnato, vediamo. I due paesi che hanno ospitato gli ultimi due mondiali. Gli ultimi due mondiali, Qatar e Russia. Chi ha segnato il gol dell'Italia nella finale europea contro l'Inghilterra? Bolucci. Qual è stata l'unica squadra italiana di Verratti? Il Pescara. Contro quali squadre la Roma di Mourinho ha disputato le due finali europee? Liverpool e Siviglia. Di Mourinho, scusami. Siviglia e Feyenoord. L'Italia chi ha battuto ai rigori ai mondiali per una sola volta? La Francia. Faccio io per te, ma purtroppo 25. Il tempo era 97, già... comunque gran bravo, tempo comunque. Anche no, è stato grazie, se non era lui sì. Secondo me, non so, ecco, adesso da casa la gente erano più facili, erano più lunghe. Io ho provato a essere equidistante nella velocità. Quelle più lunghe le ho lette più velocemente, esatto. Quelle più brevi, quindi adesso prendetevela con me. Nel caso, prendetevela con me. Sono io il responsabile di questo gioco. Ragazzi, le polemiche tanto ci saranno sempre, ma sono inevitabili. Noi siamo qua chiaramente...
cercando di fare il massimo. Comunque, è comunque per 5-0 Giovanni. È subito uno scatto manica. Importante, ma ancora lunga. È talmente lunga questa puntata che ne vedremo delle belle. Allora, vi è piaciuto questo gioco? Forse molto, un po' più a lungo, credo, immagino. Si parte subito non con grande rubido. Adrenalina, direi. Sì, subito. Sì. Meglio farlo all'inizio, che poi si stanca un po' e si diventa. Bisogna metterlo alla fine questo gioco. Perché sai, qua viene tutto a caso. Non decidiamo caso, cosa viene fuori. E allora, vediamo qual è il secondo gioco. Identikit, gioco nuovo se non sbaglio, caro Bart, sì, non l'abbiamo fatto neanche questo. Voi da casa, ma anche voi forse pensate all'Identikit, quello con la foto pixelata, i 5 indizi. No, questa è una cosa un po' diversa. Abbiamo un attimo, questo possiamo dire, preso in prestito il format dalla ghigliottina dell'eredità, non perché io voglia essere, come dire, però non fateci causa. Prima di Sanremo l'eredità. Esatto, il caro Amadeus con cui siamo in trattative per condurre il dopo festival l'anno prossimo, abbiamo, come dire, omaggiato con un gioco che ricorderà forse è così il più noto gioco finale dell'eredità, ma comunque senza voler, come dire, rubare nulla a nessuno. Insomma, inizia chi è in svantaggio, ovvero Ale. Esatto, perché io vi ho invertiti rispetto allo schermo, quindi ho un attimo di esitazione per questo. Vedrai quattro parole che fanno riferimento a un personaggio del calcio, un calciatore, okay, un allenatore, un presidente, un personaggio del mondo del calcio. Hai un minuto. 30 secondi. 30 secondi pochissimo, facciamo 60. Possiamo raddoppiare il timer. Dai, facciamo, raddoppiamo il timer. L'eredità ci mettono un minuto. Lo mandiamo due volte. Esatto, hai un minuto di tempo, mi impongo, per indovinare il personaggio che si nasconde dietro queste quattro parole. Prima vediamo le parole e poi partiamo col timer. Ok, eccole qua. Vediamo Cinepanettone, Danubio, Gattuso, Salto. Via. Se vuoi puoi ragionare alta voce, ma anche no, sì, decidi Cine tu. Cinepanettone mi ricorda, insomma, il presidente del Napoli, ovvio rimando. Però potrebbe anche essere qualcuno che ha preso parte magari come attore a un Cinepanettone, magari un coetaneo, un compagno di squadra di Rino Gattuso. Anche la provenienza, insomma, Danubio mi ricorda un po' il centro Europa. Salto. Il signore, mi ricorda sempre un qualcosa che ha a che fare con la città di Napoli. Mi manda un po' in crash la figura di Gattuso. Rispetto al Salto, rispetto al Danubio. Devo chiederti di dare una risposta. Provo a dire Mare Kamsic. Perché? Non ho la certezza che abbia recitato in un Cinepanettone, ma la lunga permanenza a Napoli mi suggerisce che potrebbe essere. In effetti, è probabile. Danubio, provenienza Slovacchia, Bratislava, non sono sicuro. Dici, che, vabbè, ok, esatto, bene, ok. Un po' più in difficoltà. Apprezzo sulle ultime due. Perché Gattuso non l'ha allenato a Napoli, no. Esatto. E Salto. È stato l'ultimo Salto anche, mi dice poco. Pensa che ci sia andato molto vicino. Non è Amsic, okay, perché si tratta di Edinson Cavani, che ha recitato in un Cinepanettone. Ho pensato per Salto perché sapevo che la città di nascita, la città di Salto, Cavani, esatto, non mi diceva niente con Gattuso. Gattuso l'ha allenato al Valencia, okay, non a Napoli bensì al Valencia, e Danubio una delle sue squadre uruguayane, non è il fiume bensì è una squadra di calcio sudamericana, okay, uruguayana. Passo da casa, dicono vacanze di Natale a Cortina. Bravissimi, vedete voi qui allora. Scusate, certo, ragazzi, la prossima edizione è bravo, è solo la prima edizione, ci divertiremo un mondo. Ma qualcuno aveva indovinato Cavani? Cavani? Sì. Tanti sono grandi. Ah, vedi. Allora, sono bravissimi come sempre i nostri amici a casa. Giovanni, tu non avevi idea. Ho detto che non ci sarei proprio arrivato. Per fortuna non era questa la tua manche, ma vediamo. Tu, allora, questo gioco, ho dimenticato di dirlo, vale 3 punti, esatto, quindi puoi andare in fuga 8-0, potrebbe già essere un bel solco, ma vediamo i tuoi 4 indizi. Crotone, Ferguson, Mourinho, 0 titoli. E anche qui vediamo due allenatori importantissimi. Sì, almeno che uno non sia il giocatore magari del Bologna. Ah, questa è una giocata sorprendente, eh?
Perché zero titoli si collega anche con Mourinho. Eh sì, eh sì. Intanto, come usavo dire quando lo conducevo io, anche in questo ma caso gli amici a casa l'hanno preso, clamoroso. Sono sorprendentemente colpito dai nostri ascoltatori. Sincero, sì. Però, ammetto che è difficile in realtà, quindi non voglio... Per quello sono sorpreso io. Certo, ultimi secondi per Giovanni, a cui devo chiedere... Ammetto che non lo so. Niente. Devo dire magari Falcinelli. Falcinelli, scelta interessante. Crotone che ci ha giocato, gli sì, altri certo. Tre? Ma perché forse con Ferguson, compagno di squadra del Bologna in un anno, Bologna. Non so... Zero titoli perché penso non abbia vinto molto. Dici, certo. Chiedo scusa se ci sta Mourinho. Mourinho. Allora, si tratta in realtà di un allenatore, non di un giocatore. Un allenatore che è nato lo stesso giorno di José Mourinho, non mese, stesso giorno e mese, non anno, ma compie gli anni lo stesso giorno. Okay. Ha allenato a Crotone nella sua prima squadra da professionista. È stato Gasperini. Esatto, è stato paragonato a Ferguson, Gasperson ai tempi del Genoa e non ha vinto alcun trofeo, questo lo facciamo adesso, spero per Gasperini che magari entro fine stagione possa sfatare anche l'ultimo indizio, però ha una bacheca priva di trofei a livello professionistico e quindi era Giampiero Gasperini. È difficile questo gioco, Bart, sì, la prima volta che lo facciamo. Assolutamente sì, beh del resto anche la stessa ghigliottina da quella certo. Appunto, è un gioco difficilissimo esatto. E comunque il ragionamento che ha fatto Giovanni sul fatto che Ferguson insomma non per forza dovesse stare a significare appunto l'allenatore ma anche il giocatore è proprio tipico, no? Della ghigliottina. Beh, Danubio era un trabocchetto anche. Bravo, un po' questo, esatto, in fondo quindi bravi, avete capito il meccanismo, però in effetti il gioco era molto difficile, non si muove il punteggio, rimane 5-0, buon per te Giovanni, ma in realtà è lunga e poi fra poco vi spiegheremo come funziona anche lo YouTube finale quando perché, vuoi io ho la tabella pronta me la meglio ricapitolare, no, vai col terzo gioco, Bart. Vediamo cosa abbiamo adesso. I rigori. Gioco nuovo. Anche questo, ma questo sì, mutuato dalla vecchia versione di Sfida Pastore, dove alla fine ci si sfidava sulle due manche. Questa è una manche lunga, perché sono i rigori sono sempre un gioco che porta via un po' di tempo, quindi mettiamoci comodi. Esatto. Sono due manche, un punto a testa per chi indovina, formato classico. Ogni risposta esatta vale un punto, una risposta a testa, ma non si va oltranza. Ne avete a disposizione 5 a testa. Se ne sbagliate qualcuna, perdete la possibilità semplicemente di fare un punto. E allora? Si parte con Alessandro e siamo pronti sì. Con la prima lotteria. Passo il vado con la grafica. Vai, allora. I 10 giocatori che hanno segnato più gol in Serie A, ma quelli che li hanno fatti tutti con una sola squadra. Ok? Quindi non c'è per dire Ibrahimovic, ecco, per dire uno che ne ha giocate da girate tante. Va bene. I 10 giocatori hanno fatto più gol in Serie A, ma tutti con una sola squadra. Anche qui abbiamo un timer. Credo che forse le prime risposte non sia bisogno del timer, non lo so. Vediamo. Ale, inizia. Esatto. Sul primo sono abbastanza sicuro, direi Francesco Totti. Giusto, dai, questo brucio il jingle, Bart, era talmente ovvio che Francesco Totti al primo posto con 250 gol, tutti con la Roma. Bene, non era facile, non era così facile. Tocca a te, Giovanni. Boniperti? Boniperti, giusto, chiamata d'epoca, terzo posto per Boniperti, 178 gol tutti con la Juventus. Ok, no, giusto per sottolineare. Ale, resto in casa Juventus, vista anche la nostra provenienza, e dico Del Piero. Del Piero per te, Del Piero c'è, ovviamente, 188 gol in Serie A tutti con la Juventus, dico io perché ero preparato. Vedo che sono due punti a testa. Risposta. E sì, hai quindi... ragione, scusami. No, nel senso. Punti a testa, sì. Ok. A testa. Comunque, adesso Alessandro a 2. Semplicemente. Sì, Giovanni a 6. Sta per andare a 7. Se indovinerà, perché la tua risposta qual è? Maradona, vediamo un po', Bart. No. No, Maradona credo non sia neanche arrivato a 100 gol in Serie A. Credo sia fermato a 81, se non ricordo male.
E mentre stiamo parlando di giocatori che hanno fatto tutti oltre 100 gol in Serie A con la stessa squadra, quindi occasione per Ale per accorciare le distanze. Ne dedico uno ai miei amici da casa perché l'avevamo preparato. Domenico Berardi. Domenico Berardi, vediamo se c'è. C'è, ed è in nona posizione con 122 gol, tutti con il Sassuolo. Auguriamo a Berardi una pronta guarigione per il brutto infortunio al tendine d'Achille dello scorso mese. Riduce Berardi, in questo esatto, uno di quelli di cui ci si ricorda forse meno rispetto ai super big, però è un giocatore che è da 11 anni ormai a Sassuolo. Riduce le distanze Ale, Giovanni. Gianni Rivera. Gianni Rivera, sentiamo Bart. No, perché ha fatto dei gol con l'Alessandria. Prima di giocare nel Milan aveva giocato una stagione con i grigi. E quindi non fa parte di questa classifica. Possibilità per Ale di ridurre ancora il gap. Stessi anni, dico Gigi Riva, Cagliari. Gigi Riva, Cagliari. Sentiamo se c'è Bart. C'è, quarto posto, 156 gol, tutti con il Cagliari. Anche, come dire, un grande saluto, un gigante dello sport mondiale, non solo italiano, che ci ha lasciato nel 2024. Giovanni, senti un po' il fiato sul collo del tuo avversario, che lì ne ha piazzati 4 su 4. Tu hai il tuo quarto rigore. Chi ci dici? Pruzzo. Pruzzo. Sentiamo. No, Pruzzo non ha segnato con una sola squadra. Ha fatto un gol anche con il Genoa prima di andare alla Roma. E quindi non fa parte di questa classifica. C'è un parziale di 4-1 clamoroso per Ale, che può ancora aumentare il suo score con quale ultimo nome? Ci penso un secondo, abbiamo un... Sì, c'è un timer. Un nome ce l'ho. 30, adesso 5 secondi. Un secondo. Siamo ancora nomi importanti da svelare in questa top 10. Andrei sempre in casa Juventus, Roberto Bettega. Roberto Bettega, rimaniamo sul versante torinese e fai bene, perché Bettega si piazza al sesto posto con 129 gol. E allora, prima di chiudere questa manche, c'è Giovanni che può riportarsi a più 2, perché adesso Ale si è portato a 5, un 5 su 5, infallibile, meglio di un della Germania ai rigori, sei veramente infallibile. Shevchenko, sentiamo. Giusto, 127 gol in Serie A per Andriy Shevchenko, settimo posto per lui, settimo punto per te. Gli altri tre ve li possiamo svelare al volo senza che ci sia bisogno di completare la grafica. Al quinto posto, questo è il più difficile, Ezio Pascutti, Bologna, 130 gol, anni 60, giocatore insomma sinceramente difficile da ricordare per i tempi d'oggi. All'ottavo posto David Trezeguet, 123 gol, e al decimo posto Sandro Mazzola con l'Inter, 116 gol. Credo uno dei primi non nel gruppo fosse Dries Mertens, che si è fermato poco sotto, ora non ricordo il numero esatto, ma è a 112, 113 credo. Comunque non fa parte di questa top 10. Bello Pastor che sia venuto fuori, chiaramente bello per Alessandro, un po' meno per Giovanni, che ci sia stata una manche o anche una domanda che proprio corrispondeva a un argomento preparato. Che soddisfazione deve aver avuto Alessandro? Ma infatti ci sono rimasto male, io pensavo di aver fatto cose difficili, invece... Però un po' come agli esami, no? Dice, questa me la chiede, poi quando te la chiede godi, no? Confermo, cioè... e ringrazio gli amici infatti di casa mia. Bravi, bravi. Adesso vediamo se hai preparato anche questa. La seconda manche, iniziamo sempre da Ale, che rimane in svantaggio, certo. E dunque a lui il diritto di iniziare. La top 10 è questa, i 10 stadi, ovviamente, europei che hanno ospitato più finali di Coppa Campioni o Champions League. C'è, e ve lo dirò, una città, come dire, che può fruttare due opzioni, non dico quale. Andiamo sullo stadio. Voglio sapere il nome dello stadio, però non della città, il nome dello stadio. Quindi, Ale. Io partirei da quello che penso ne abbia ospitate di più, che è Wembley, Londra. Wembley, secondo te quante ne ha ospitate? Se non vado errato, 7. Esatto, e sarà l'ottava a maggio, a giugno, anzi, quindi è comunque prima, contando o meno quella del 2024. Al primo posto Wembley, sale a 6 punti Ale. Giovanni.
Restiamo qua a Milano, San Siro? San Siro, secondo te quante ne ha ospitate San Siro? A memoria 2, 2001 e 2016, poi sicuramente qualcosa nel passato. E sono 4, okay, infatti, bene. Quella del 65 Inter-Benfica e quella del 70 Feyenoord-Celtic-Glasgow, più quella del 2001 Bayern-Monaco-Valencia e Real Atletico del 2016, entrambe conclusi ai rigori. Dunque, un punto a testa, 8 a 6, San Siro è al secondo posto, c'è un gruppo di squadre ex aequo, un gruppo di stadi ex aequo, San Siro è lì. Tocca a te, Ale. Ne dico un altro che potrebbe essere in quel gruppo, che è il Santiago Bernabéu di Madrid. Il Santiago Bernabéu di Madrid, e dici bene, Ale, perché ne ha ospitate 4 anche il Bernabéu, e sono esattamente quella del 57 Real Madrid Fiorentina, nel 69 Milan Ajax, 81 Liverpool Real Madrid, non era quella, era un'altra, non ricordo quale, l'81, chiedo scusa, e nel 2010 Inter Bayern Monaco, ovviamente. Comunque sono 4, ho sbagliato anno, ma adesso in chat mi correggeranno, mi diranno 81, confermi. 81, era 81, avevo ragione io allora. 57, beh, 69, 81, 2010. Va bene, secondo me 81 è un'altra città. Facciamo però un altro check. Va bene lo stesso, no, comunque sono 4 lo stesso. Perfetto. Vai, allora, quarta risposta per Giovanni. L'Olympia Stadium di Berlino. Di Berlino, dici tu? No, soltanto quella del 2015, Juventus-Barcellona. Non c'è Berlino. Ale, vado a memoria, dovrebbe averne ospitate parecchie l'Aisel. L'Aisel, scelta abbastanza di nicchia. Aisel che ci ricorda la finale più tragica di Coppa dei Campioni, quella dell'85 tra Juve e Liverpool, ne ha ospitate ben 4. Quella comprensibilmente fu l'ultima che l'UEFA affidò allo stadio di Bruxelles, che poi ha ospitato anche nel 58 Real Madrid-Milan, nel 66 Real Madrid-Partizan-Belgrado e nel 74 Bayern Monaco-Atletico Madrid. La metto al quarto posto, non al quinto, perché ci sono altre, certo, altri stadi con lo stesso punteggio. Giovanni. L'Olympia Stadium di Monaco di Baviera. Ah, hai cambiato città tedesca. Vediamo se stavolta ti va bene. Giusto. Giusto, giusto. Tre finali, ma basta per stare nella top ten. Tre finali, sai anche quali, no? Quella della Juve e quel Borussia Dortmund. Bravo, 97. Poi, onestamente, non ricordo. Marsiglia-Milan, 93. E nel 79 una finale di cui mi credo Nottingham Forest, Malmo, credo. Sì. Quella prima del Nottingham Forest. Tocca all'ottavo posto. Esatto, ottavo posto per l'Olympia Stadium, che non è l'Allianz Arena, attenzione, l'Allianz Arena è un altro stadio. Olympia Stadium di Monaco di Baviera. Ale. Io vado sullo stadio di Saint-Denis in Francia, a Parigi. Sentiamo. Giusto, giusto. Sì. Era la città, era a Parigi, era la città in cui potevi scegliere due opzioni, che erano entrambi gli stadi a tre. Sia il Parco dei Principi che Saint-Denis, che ne ha ospitate 3, 2000. Posso Real fare il rompi certo, palle. 81, non è Bernabeu. No. Su Saint-Denis, che sarebbe lo Stade de France. Allora, di Saint-Denis. Ma io ti faccio notare che è scritto San Siro al punto 2. E quindi non facciamo i pignoli. Va bene. È giusto. Saint-Denis è universalmente noto come lo Stade de France, ma è chiaramente si può. Va benissimo anche Saint-Denis, così come anche Wembley è un quartiere più che un sobborgo. Saint-Denis ospitate 3 sono quella del 2000 Real Madrid-Valencia, 2006 Barcellona-Arsenal, 2022 Real Madrid-Liverpool. Dunque, Ale, fortissimo ai rigori. È a 9 su 9 tirare. Sì, davvero, tirare. È impressionante. Per fortuna per te tra poco cambiamo mancia, altrimenti ti mangiava tutto il vantaggio. Ma puoi andare a più uno se rispondi esattamente al prossimo rigore. Lo Quale stadio dici? Olimpico di Roma. Olimpico di Roma, uno dice, certo, vuoi che non abbiano fatto almeno 4 finali? È così, Olimpico di Roma, 4 finali, 77, Liverpool, Borussia Mönchengladbach, 84, Roma-Liverpool, 96, Juve-Ajax, 2009, Barcellona, Manchester United. Bellissima questa sfida, ragazzi. Bella. Al punto, siete veramente quasi stati perfetti. A parte l'Olimpico di Berlino, avete presi tutti. Ale, io mi gioco il Prater di Vienna. Il Prater di Vienna,
Giusto, quattro finali anche a Vienna, finali che hanno spesso arriso al calcio italiano, 64 Inter Real Madrid, 90 Milan Benfica, 95 perde il Milan contro l'Ajax, 87 Porto Bayern Monaco. Questa secondo me di livello veramente, certo, di grande livello. Hai due opzioni allora, Giovanni, per riportarti in testa. Sono indeciso fra due. Andiamo di timer? Sì, certo. No, ma diciamo il Dalus di Lisbona. Come? Il Dalus di Lisbona. Il Dalus di Lisbona. Sentiamo. No. Lisbona ha ospitato, il Dalus ha ospitato solo quella del 2014, pensa, Real anche Atletico. 2000, anche 2021. Anche 2021, ma due non bastano, hai ragione. 2020, sì, Bayern però, Porto, 21 a Porto. Porto, certo. 2020, ma non bastano due, poi c'era stata una terza Lisbona nel 67, Celtic Inter, ma in uno stadio che è nel sobborgo di Oiras, la Celtic Glasgow Inter, stadio oggi del Belenenses, così per puro nozionismo. Io intanto mi affaccio. Okay, mi avete un po' perso di vista. Allora, sapere, questo ve la devo dire. Quando abbiamo fatto chiaramente le prove, no, di questo, di tutti i format, tutti i nuovi format, con i nuovi asset grafici, ringrazio ancora una volta Ioan Goga e Gabriele Mastromarchi. Ci ha fatto schiantare Pastor, perché mentre c'era questa grafica, lui a un certo punto disse: adesso io le veneziane, dietro alle veneziane, esatto, bellissimo. Questa specie di gag. Le due posti, che insomma, le due caselle mancanti erano due stati in effetti non semplicissimi. L'Olimpico di Atene, dove il Milan ha vinto due Champions e la Juve ne ha persa una contro l'Amburgo, e poi ancora più difficile Hampden Park di Glasgow, quella del gol di Zidane alla Leverkusen, più finali del 60 e del 76, quindi insomma, sono stati soprattutto Glasgow in effetti non proprio semplicissimi. Pareggio, 10 pari, mamma mia, che gioco, bellissima. Che bella semifinale, ed era solo quattro. Siamo solo quarto di finale, sì, hai ragione, sì, grazie, sì, per avermi corretto, no, non volevo, questa la tagliamo, certo. Barta, questa la tagliamo. Sicuramente sarà fatto, era solo la terza manche, scopriamo insieme la quarta. Vai. Domande secche, queste le abbiamo fatte anche settimana scorsa ed è il formato più semplice, domande secche, dovete rispondere tra quattro opzioni, ogni risposta esatta è un punto, una domanda a testa, iniziamo da... Da chi aveva iniziato per primo, per cioè tempo. Giovanni, perché aveva vinto lui la gara dei titolari di Italia-Ecuador. Allora iniziamo da Giovanni. Pastor, io quando vuoi che te la mandi la grafica dopo che hai letto la domanda, dopo che hai letto anche le risposte. No, mandala subito. Tanto comunque, allora, così Giovanni inizia già a ragionare. Perfetto. Vai con la prima domanda, Bart. Quale di queste squadre ha giocato più campionati di Serie B nella sua storia? Catania, Genoa, Novara, Reggiana. Attenzione, è la squadra che ha giocato più campionati, ma tra queste quattro quale ne ha giocati di più? Mi verrebbe da dire il Genoa. Perché il Novara anche negli ultimi anni c'è stato molto meno. Il Genoa qualche anno l'ha fatto, è stato anche in B all'inizio degli anni 2000 e poi è tornato in assieme alla Juve. La Reggiana potrebbe darsi, il Catania anche, però anche il Catania negli ultimi anni non è stato molto in B, quindi... La tua risposta è Genoa, hai fatto anche un ragionamento bello complesso. Però purtroppo la risposta esatta è Reggiana. Sono tutte squadre molto ravvicinate, 35 la Reggiana, tutte le altre 34. Era davvero difficile sinceramente ricordarsi o comunque indovinare questa risposta. Niente, errore per Giovanni. Ale, per andare addirittura in testa mi devi rispondere a questa domanda. Quale di questi quattro giocatori non era in campo nell'ultima finale di Coppa UEFA vinta da una squadra italiana? Fabien Barthez, Laurent Blanc, Robert Pires, Lilian Thuram. Non posso dirti qual era la finale, naturalmente, però... La finale è quella del 99. Però non ricordo giocatori di quel Marsiglia, andrei su Pires. Pires, giocatore che poi è stato grandissimo anche all'Arsenal, annuisce anche Giovanni, la risposta è... sbagliata. Si è stato Fabien Barthez, in porta il Marsiglia aveva un altro portiere con pochi capelli, tale Porato, che forse poteva ingannare. Barthez giocava già nel Monaco, credo da parecchi anni, e gli altri invece c'erano Thuram col Parma, Blanc e Pires con l'Olympique Marsiglia. 0-0, andiamo avanti. Terza domanda, parola a Giovanni. Chi era il numero 3 dell'Italia ai mondiali 94? Luigi Apolloni, Antonio Benarrivo, Paolo Maldini, Roberto Mussi. Benarrivo? Perché?
vedo convinto. Ma perché Maldini mi sembrerebbe troppo scontato. Ah, quindi fai un ragionamento proprio da criminologo qui addirittura. Antonio Benarrivo, la risposta è esatta. Benarrivo ha in effetti Maldini aveva credo il 5, credo, in quel mondiale. Benarrivo, terzino del Parma. La risposta è esatta, un punto per Giovanni, che dunque rimuove il punteggio. E adesso Ale. Chi era il numero 3 dell'Italia ai mondiali 90? Franco Baresi, Beppe Bergomi, Ciro Ferrara, Paolo Maldini. Uso lo stesso ragionamento di Giovanni e vado su Beppe Bergomi. E qual è il ragionamento? È che non è Maldini. Ah, capito, poi ce ne sono altri 3 però. Lo so, però giocavano Baresi e Maldini centrali e Bergomi da capitano magari faceva valere ancora i gradi. In realtà era molto semplice perché si andava per ordine alfabetico, quindi okay. Se il portiere è il numero 1, il 2 era Baresi, quindi Baresi nemmeno lui aveva la 6. Aveva la 6 e Bergomi aveva la 3, appunto, e quindi giusto, bravi, siete stati molto scaltri, anche ancora una volta mi avete gabbato, io pensavo che vi avrei messo in difficoltà, invece no. Quinta domanda per Giovanni: in quale partita del Mondiale 74 Johan Cruyff si esibì nella sua leggendaria Cruyff Turn? Olanda-Argentina, Olanda-Brasile, Olanda-Svezia, Olanda-Uruguay. Non so se hai in mente l'immagine. Sì, ho presente, però è... Olanda-Svezia. Perché dice Olanda-Svezia? Perché con l'Argentina non lo ricordo. Cioè, mentalmente. E onestamente ho tirato a caso. Sentiamo. Risposta esatta, forse ti è venuta la maglia gialla esatto. Che aveva il difensore svedese che viene mandato un po'... Ero indeciso fra Svezia e Brasile... In tilt da quella giocata strepitosa di Cruyff che eseguiva almeno a livello internazionale per la prima volta. Bravo Giovanni, 12-11. Non molla Giovanni, che sembrava un attimo in difficoltà sui rigori, ma si è ripreso alla grande. Che sfida, amici. Andiamo Sesta avanti. Domanda per Ale: quale di questi derby inglesi non c'è mai stato in Coppa Campioni o Champions League? Arsenal-Liverpool, Chelsea-Manchester City, Liverpool-Manchester United, Liverpool-Nottingham Forest. Un'indecisione, ma andrei su Liverpool-Manchester United. Qual era il succo dell'indeciso? Arsenal-Liverpool, che sono sicuro che il Nottingham ha giocato la sua prima partita con Liverpool e il Chelsea-Manchester City è stata una finale. Certo. Le altre due non ho memoria di Arsenal-Liverpool, ma negli anni tra il 2005 e il 2010 in cui si beccavano sempre incrociate col Chelsea anche potrebbe esserci stato, non ho memoria invece del Manchester. Quindi dici sbagliare. Liverpool Manchester United. Risposta C, secondo Ale. Risposta esatta. Arsenal Liverpool si è incontrate nei quarti del 2008 e passò il Liverpool. Liverpool United mai in Champions League, una volta in Europa League in realtà, ma mai in Champions League. Complimenti, 12 pari. Mamma mia. Settima domanda: quale vice allenatore di questa Serie A faceva parte della rosa del Torino 88-89 retrocesso in Serie B? Farris, Inter, Landucci, Juventus, Martuscello, Lazio fino a qualche settimana fa, Murelli, Milan, vice di Pioli. Provi Landucci, vice di Massimiliano Allegri. Vai Bart. Errore, si trattava di Farris, che proviene dal settore giovanile del Torino. Giocò 3 partite in quella stagione piuttosto disgraziata del Toro. Landucci giocava già alla Fiorentina, se non sbaglio, in quegli anni, e Martuscello non era ancora in Serie A, e Murelli era credo in B dopo una discreta carriera con l'Avellino anche. Quindi niente da fare, possibilità per Ale per passare in vantaggio. Ottava domanda: a quale di queste squadre Zlatan Ibrahimovic non ha mai segnato in Serie A? Bari, Brescia, Cesena, Verona. Proverei a giocarmi il Bari. Anche qui hai un ragionamento molto meno deciso di quelli precedenti. Ricordo un rigore sbagliato col Cesena all'andata, ma se non sbaglio col Milan segnò al ritorno. Le altre due onestamente non ho memoria, anche perché potrebbe averci segnato non col Milan, di cui ho più contezza. Diciamo, col Bari mi ricordo che potrebbe essere stato squalificato per il pugno d'Aronica. Quindi... Bart,
guarda, hai confuso, ma ti è andata bene, hai confuso, okay, i pugni, perché era un pugno col Bari a Rossi, okay, durante Milan Bari, allora che era l'anno dopo, però è vero, non ha mai segnato al Bari, né nell'unico campionato in cui l'ha affrontato, 10-11, non ha mai fatto gol né all'andata né al ritorno. Allora passa in vantaggio Ale, ma Giovanni ha subito l'opportunità per pareggiare. Non ha domanda. Chi è stato l'ultimo portiere a raccogliere il pallone con le mani sul retropassaggio di un compagno prima dell'abolizione della regola? Gianluca Pagliuca, Angelo Peruzzi, Peter Schmeichel, Andoni Zubizarreta. Schmeichel? Perché? Finale europeo 92. Attenzione, perché tu dici è del 92, l'abolizione, la finale europea. È un ragionamento che ci sta ed è giusto. Era la finale Danimarca-Germania, Euro 92. Ultimo passaggio al retropassaggio, 89esimo della partita per Schmeichel. 13 pari, anzi. Questa grande risposta, bravo, anche perché bravo, c'è appunto, come abbiamo detto, il ragionamento. C'è un ragionamento anche velocissimo, tra esatto, l'altro. Esatto, anche velocissimo. Complimenti Giovanni. Ale, per chiudere questa quarta manche. Eccoci. Quale di questi giocatori ha giocato in più di due squadre di Serie A? Gabriel Omar Batistuta, Pavel Nedved, Manuel Rui Costa, Lilian Thuram. Vado con Gabriel Omar Batistuta. Quali sono le squadre? Fiorentina, Roma e Inter. Inter, non se la ricorda mai nessuno. Il Batistuta all'Inter, invece tu sì. Il coinquilino interista. Ah, beh, insomma, non fu proprio memorabile come parentesi. E gli altri invece, Juve, Lazio, Nedved, Milan, Fiorentina, Rui Costa e Juve, Parma. Lilian Thuram, 14-13. Ale chiude in vantaggio, ma di pochissimo, questa quarta manche. A chi segna Batistuta con la maglia dell'Inter? Pasta. Allora, sicuramente un gol fa, se non sbaglio, tipo al Piacenza. E al Como. E al Como, me, esatto, due, esatto. Un paio di gol di squadra di bassa classifica. Bellissimo, ragazzi, 13-14. 13-14. E allora, caro Bart, visto che siamo arrivati a metà di questa, di questa puntata, vediamo un po' quello che avevamo già mostrato settimana scorsa, ovvero lo specchietto finale. Perché per chi non avesse seguito la prima puntata, c'è un gioco finale che si chiama YourTube, che ha una struttura che cambia in base allo scarto in cui chi è in vantaggio arriverà appunto come punti all'ultima manche. Se avrà da 0 a 3 punti di vantaggio, avrà diritto a 6 priorità su 11, le domande finali sono 11 e si fanno più domande a chi è in vantaggio per dare il vantaggio della risposta per primo, non c'è quindi timer o prenotazione. Quindi più avete uno scarto ampio, più domande avete a disposizione per vincere il gioco finale e quindi evidentemente la puntata. Si può dire quasi certamente, Bart, che i 20 punti finali ribalteranno sì, l'esito di questa puntata. Quindi però state lì, perché insomma dovete guadagnare punti per avere più possibilità di vincere lo YouTube. Quinto gioco, però è ancora presto per pensare allo YouTube, perché Bart, vediamo, c'è il quinto cosa gioco c'è. E compare indovinalo dalla carriera, anche questo l'abbiamo visto nella puntata scorsa. Vedrete adesso sei loghi in sovrimpressione di sei squadre che hanno, in cui un giocatore ha giocato consecutivamente in carriera, è un, come dire, una porzione, non è la sua carriera intera, può esserlo in realtà, ma è probabilmente anche una porzione di una carriera, e quindi dovete indovinare di chi si tratta. Attenzione però, perché se indovinate prima avete più punti, se indovinate al primo colpo, non so come possiate fare, ma potete anche provarci, avete 6 punti, se con 2 squadre 5, con 3 4, con 4 3 e così via. Ma attenzione, se prenotate e sbagliate, poi non potete più prenotarvi per quella, quel giocatore, quindi dosate bene anche il vostro coraggio. Esatto. Sono stato bravo, Bart, sì, ho imparato il regolamento. Figuratevi se io devo dire a Pastro se è stato bravo, va bene. Sono sempre in tensione. Fatemi bere, mi sono un attimo scaldato. Fatemi bere. È chiaro. Allora siamo pronti. Si dissetatevi anche voi da casa, perché sì, il ritmo di questo gioco è molto alto. Sì, mancherà la saliva pure a loro dall'ansia. Qui è importante perché ci si deve prenotare, quindi riattivo il timer. Attenzione, funziona, abbiamo già provato. Attenzione dunque al primo giocatore di cui vediamo la prima squadra. È dell'Ajax. E insomma, immagino che le opzioni non manchino fin qui, e quindi direi di procedere, se siete d'accordo, con il secondo logo, secondo stemma, che è quello dell'Amburgo. Silenzio di attesa, vedo dita che tamburellano, ma nessuno schiaccia. Terzo logo, Bart. Real Madrid. Tre campionati diversi. Ajax, Hamburgo, Real Madrid.
grande tensione, vale, ricordiamo, adesso vale 4 punti, ma fra poco ne varrà 3, perché si passa al quarto logo ed è quello del Tottenham. Rafael van der Vaart. Giusto, Rafael van der Vaart, bravissimo Ale, che allunga a più 4, le altre due erano ancora Hamburgo e poi Betis. Van der Vaart, giocatore di buonissimo livello negli anni, nei primi 10 anni del secolo, del millennio. E allora avrebbe potuto fare qualcosa in più, magari, sì, il complesso, visto quello che aveva spento, fatto all'inizio. Poi a Madrid in particolare, ecco, non ha avuto la fortuna di capitare nel Real Madrid più confusionario degli ultimi anni. Va bene, va bene. Van der Vaart vale 3 punti per Ale. Seconda manche, vediamo qual è il primo logo. Brescia. Brescia non accende nessuna fantasia. Secondo logo, Parma. Dal Brescia al Parma. Terzo logo, Regina. Brescia, Parma, Regina. Mi pare niente. Allora, quarto logo, Sampdoria. Brescia, Parma, Regina, Sampdoria. Si direbbe un giocatore del nostro campionato. Da cosa l'ho dedotto? Chissà. Quinto logo, mi sembra che sia una difficoltà. Palermo, Brescia, Parma, Regina, Sampdoria, Palermo. Qui vi lascio un po' più di tempo perché magari qualcuno può arrivarci. Ci hanno già... che bravi. Mi pare nulla di fatto. Allora, ultimo logo è quello del Torino. Brescia, Parma, Reggiana. Sì, 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 chiedo scusa, vai. Vediamo. Rolando Bianchi. No. Non ha mai giocato, credo, nel Parma, per esempio. Ma anche nel Brescia. E allora, Ale, ha le possibilità di guadagnare un punto? Proverei con Bonazzoli. Emiliano Bonazzoli. No. Aimo Diana. Non era facilissimo. Convocato a Euro 2000, no? 2008. No, sfiorò il Mondiale 2006, in realtà fu chiamato da Lippi nelle amichevoli, ma poi non entrò nei convocati finali, ha fatto diverse presenze in nazionale, giocatore di buon livello, era un bel esterno destro, sia in attacco che in difesa. Non è di fatto, era difficile, Diana, sì, su. Sì, sì, non sì, per sì, voi da casa, ovviamente, a cui faccio i complimenti. Veramente, veramente, gli amici a casa, qui, viene anche un po' più fortissimo di tensione. Esatto. Maschi ha sorriso ad Ale, che ha guadagnato 3 punti grazie a Van der Vaart, si porta a più 4, ma è ancora lunga, manca ancora 2 giochi, giusto? Prima dello YouTube. Chiaramente, allora, scopriamo insieme qual è il sesto. Il sesto gioco è... Completa il nome, un gioco che ha fatto subito discutere la scorsa settimana, perché molti dicevano: ma è un gioco troppo difficile, no? È troppo facile. Quindi, se sia facile o difficile, è un gioco giusto. Allora, che in medio stat virtus. Iniziamo da Giovanni. Perfetto, con il primo. Hai presente come funziona questo gioco? Devi dettare, fare lo spelling di un nome e cognome di un giocatore, probabilmente straniero, che, di cui ti sto per suggerire l'identità. Fino allora, alla fine sveleremo solo alla fine se ha detto bene oppure... Io taccerò durante il tuo esercizio e poi dirò se hai ragione o no. Come si chiama il centrocampista olandese ex AZ Alkmaar dell'Atalanta, che in questi giorni è anche, come dire, oggetto di mercato? Mio. Quindi, giocatore al fantacalcio. Beh, sembra un buon vantaggio allora. Ricordiamo che vale, ecco, 5 punti questo gioco, se lo spandi esattamente. Vai. Ti seguo, vengo di Torino. Torino, Empoli. Aspetta che la metto in maiuscola subito, sennò qua... Vai, allora, T di Torino, poi... E, U, N, K, O, O, P, M, E, I, N, E, R, S. Quindi meritessi anche una laurea in lettere moderne, perché ne hai infilate una dozzina. Probabilmente giuste, Bart. Vediamo. Probabilmente corretto, giuste, certamente corretto, giuste. Ton, come la pronuncia esatta? Teun. Sì, però non so esattamente. Copmainers, esatto. 5 punti per Giovanni, che torna in testa. Che sfida, e ragazzi. E adesso Ale
deve rispondere. Allora, adesso Ale deve rispondere allora, con un altro. Come si chiama, caro Alessandro, l'ex centrocampista belga di Roma e Inter di origini indonesiane? R A D J A N A I N N G O L A N. Sei andato molto dritto anche tu. Avevo un'indecisione sulle due N o... Ah, Giovanni, però secondo te sul resto secondo me ha due G. Ah, attenzione alla contestazione. Non può essere. No, no. E allora Bart, solo tu puoi dissipare il mistero. Ragione, e aveva ragione Giovanni. Quindi 18-17. Ah, Nainggolan è veramente subdolo come cognome. Sì, un personaggio di grande simpatia, però insomma, il cognome non è esattamente semplicissimo da scrivere. E allora c'è il controsorpasso di Giovanni. Bellissimo. Più uno a una manche dalla fine. Quindi si prospetta in ogni caso uno YouTube importantissimo. Ma c'è ancora un gioco prima. Esatto. Andiamo a scoprire quale. Qual è? Ed è il DIN 20. Il vecchio mostro finale dello sfida pastore riappare prima dell'ultima manche. Qui regolamento, regole conosciute, immagino. Una risposta a testa per un numero limitato di risposte. Adesso sto per dirvi qual è il gioco, quindi fra poco lo saprete. In caso sbagliaste due risposte consecutive a testa, il gioco finisce, e quindi senza arrivare a 20. E questo è possibile, lasciate dire che è possibile che succeda, perché mi dovete dire un numero di cose che equivale a 23. Perché sono i 23 convocati da Marcello Lippi per i mondiali di Sudafrica 2010. Comincia Ale, che è in svantaggio. Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, e direi che siamo tutti d'accordo. Federico Marchetti. Ah, sei subito di sponda, Giovanni. Allora, Federico Marchetti, 1-1. Tengo io a mente il contesto. Ce l'ho anch'io, le sto segnando. Vai, ce l'ho 18. Ale. Fabio Cannavaro, capitano un po' autunnale di quel mondiale. 2-1. Giorgio Chiellini, giovanissimo, ma... Sì, anticipo il gong. 2 pari. Beh, dai, almeno ma ne mancano ancora un po'. Fabio Quagliarella, le cui lacrime ci ricordiamo alla fine di Italia-Slovacchia 3-2. L'altro marcatore di Italia-Slovacchia è Totò Di Natale, giusto. 3 pari. 21-20 per Giovanni. Ale. Andrea Pirlo. C'era. 21 pari. Siamo a 7. Sì. Altro marcatore, Vincenzo Iaquinta, 22-21, 4 pari. Se non erro, altro marcatore, Daniele De Rossi, 5-4 Ale. Assist per i gol di De Rossi, Simone Pepe, 5 pari, adesso vi voglio però, 23-22, 5-5, 10 risposte, che bravi, belli, veloci, bella manche. Grande, complimenti, ritmo, Ale. Davvero. Un po' rischioso, ma Federico Balzaretti. No, troppo rischioso. Non c'era. Alberto Gilardino, giusto. 24-22. Break, piccolo break di Giovanni. Siamo a 11. 11 risposte date. Provo Gennaro Gattuso, giusto, siamo a 12, meno 1. Riccardo Montolivo, vai sparato Giovanni, devo dire, 25-23, siamo a 13, giusto? Giusto, sì. 13. Mancano 7 ancora, su 10 che mancano, dovete dirne altri 7. Ale. Posso chiedere un timerino? Certo, 30 secondi.
Ancora 7 risposte da dare. Non sono sicuro, ma dico Alberto Aquilani. Alberto Aquilani, che giocava nel Liverpool, credo, in quella stagione. E non c'è. Giovanni. Domenico Criscito. Mimmo Criscito, attenzione. Giusto, c'era anche Criscito. Qui si va un po' più sul torbido, non me ne voglia Criscito, che è stato un grande giocatore, però... Mondiale 2010 non è proprio il punto più alto della carriera. Neanche nostro. Siamo a 14. Siamo a 14, ma anche lo sei, Ale. Ti chiedo di nuovo il timerino, Bart. Arriva il timer. Ecco. Eh sì, ne sono rimasti un po' marginali, devo dire. Dico Massimo Ambrosini. Massimo Ambrosini, Milan, no. Giovanni. Giampaolo Pazzini. Giampaolo Pazzini, giusto. 27-23 più 4, allunga Giovanni, ne mancano 5 ancora, eh. Potenzialmente può farli tutti Giovanni, allungare fino a più 9. Vediamo. Temerino, Ale? Sì, grazie. Sì. Ne mancano 8, giusto? Sì, perché ne mancano 5. Più 3, confermo. 8. Insomma, sono nomi... sinceramente minori. Passo. Niente. E allora Giovanni, che mi sembra carico. Claudio Marchisio. 28-23. Giusto. Ne mancano ancora 4. Ancora Ale. Ancora timer. Mondiali, girone con Slovacchia, Paraguay, Nuova Zelanda. Mamma mia, che incubo. Che ricordi brutti. Mamma mia, un inferno in terra. Provo il terzo portiere, Salvatore Sirigu. Sirigu, Palermo all'epoca. No. Se non sbaglio, il terzo portiere è Morgan De Santis. Bravo. Sentiamo un po'. Morgan De Santis. E quindi ne mancano 3 da ne dire. Mancano 3. Qui Giovanni davvero sta sfruttando il vento come in una gara, una regata di vela. Ma si imboccato. Deve giocare tutto lo Your Tube. Certo, eh? È finita. È lunga. Ale, vediamo un po'. Prova un po' anche a allargare di logica. Anche se non ricordi i giocatori, chi erano i principati. Non faccio comunque, visti i nomi che mancano. I principali giocatori di quel periodo. Beh, qualcuno no. Dai. Qualcuno no, è vero, hai ragione. Sono stato troppo cattivo. Provo Gianluca Zambrotta. Gianluca Zambrotta, in parabola discendente, ma convocato da Lippi per il Mondiale Sudafrica. Si muove il punteggio di Ale. 24, ne mancano 2, giusto? Giusto, ne mancano 2. Giusto, due. Vediamo se sai anche questi. Altro campione del mondo, Mauro Herman Camoranesi. Mauro Herman Camoranesi, appena peccò di gratitudine lì, proprio leggermente. 30-24 per Giovanni. L'ultimo nome in ballo, ne mancano 4. In realtà, no, mi basta che ne diciate uno. Ale, vedo qui 1, 2, 3 e 4, che in effetti sono nomi non semplici. Vediamo un po'. Ricordo anche il pareggio con la Nuova Zelanda, uno dei momenti più bassi forse dell'Italia ai mondiali, anche se poi ne avremmo toccati di peggiori. Terribile.
Eccoci. Provo Sandro Nesta. Sandro Nesta. Non ricordo proprio quel mondiale. No. Infatti. Giovanni Bocchetti, Salvatore. Se Bocchetti, ma giusto. Come Bocchetti? Sì, giusto. Bocchetti del Genoa, chiamato ai mondiali, non giuro, non fu mai impiegato. Così come non fu mai impiegato Leonardo Bonucci, che Angelo arrivava dal Bari, Palombo. Angelo Palombo e Cristian Maggio, che era il 23esimo. Numero 2. Esatto, dunque più 7. Giovanni, intanto sto sfasciando tutto, come vedete, non manca mai questo momento tradizionale ormai del nostro quiz. Più 7 che vuol dire? Più 7 che vuol dire che mentre io ripongo questi ordigni prima che le cose peggiori, sto per estrarre. Prima che saltiamo tutti per aria. Il microfono, mi sto allontanando, sto per estrarre i ferri del esatto, mestiere del gioco finale, perché lo scarto, vedete, i 7 punti dà diritto a Giovanni a 8 domande su 11. 8 su 11 a tua disposizione e 3 ne avrà Alex. Spieghiamo un attimo il meccanismo di YouTube, perché insomma è un gioco nuovo e va spiegato bene. Esatto, chiedo ad Alessandro di spostare il bicchiere così che esatto. A casa si veda poi quante palline questo metterete. Gioco è molto vi farò in tutto 11 domande. Chi ne indovina di più, quindi chi arriva a 6, ma può bastare forse anche meno, visto che non è detto che rispondiate a tutte, vince 20 punti, quindi se ne vinci tu, vinci di 27 punti, oppure Ale può ribaltare. Il vantaggio qual è di Giovanni? Che avendo 7 punti di vantaggio ha il diritto a rispondere per primo a 8 domande su 11, mentre Ale soltanto a 3, e poi dovrai eventualmente gufare il tuo avversario, e poi eventualmente potrai rispondere tu se lui risponderà in maniera errata. Tutto chiaro? Chiarissimo. Iniziamo come sempre da chi è in svantaggio. Le prime 3 sono una a testa, le prime 6 sono una a testa, e poi si va fino in fondo, fino alla fine. C'è un sorteggio bellissimo, io ve lo dico, in quell'urna ci sono cose fantastiche. Esatto, sappiate che domande sono davvero mefistofeliche in alcuni casi. Iniziale, che ha il diritto a scegliere la prima, allora, pallina. Gli sfidanti sorprese pasquali, fra l'altro siamo in tema. Esatto, il contenuto, esatto, Pastor, esatto. Ti chiedo di poi di farlo vedere. Di mostrarlo a favore di camera. Esatto. L'ha già svelato. Abbiamo? La Coppa del Mondo. Eccola, la riconoscete. Un po' che ci manca, che ci manca parteciparci. Ok. Ale, per te la prima domanda. Quanti gol ha segnato su punizione Diego Maradona ai mondiali? Un numero la risposta, quindi. Dico 2. Dici 2. No, non è 2. Bensì? 0. Bensì 0, attenzione. Giusto. Neanche uno, ha preso un paio di traverse, credo, ma mai un gol. E allora la pallina di corrispondente viene intubata da Giovanni, che si porta 1-0, ma è ancora lunga. Tocca a te adesso sorteggiare, estrarre. Rischio differentemente da Llorente. Ah, bravo. Vediamo. Io, come sapete, sono imparziale, ho fatto le domande, ma sono difficili per tutti, cioè non sapevo per prima chi, anche perché è un sorteggio, quindi non posso sapere chi le fa. Il Real Madrid, amici, Real Madrid, quante finali di Coppa dei Campioni, caro Giovanni, ha perso il Real Madrid? Sappiamo tutti quanti ne ha vinte, forse, ma quante ne ha perse? 3? 3, ricorderesti anche quali? Una con l'Inter. E poi altre due le avrà perse, non possono sempre vincere. Ah, dici, è un calcolo così probabilistico. Ma forse l'avevo letto da qualche parte, un numero 14. Vedo che annuisce Ale. Vediamo. Mi sembra di sì. Ed è giusto. Esatto. 3. Abbiamo già quelle con i numeri, le abbiamo già sbrogliate. Ahimè, l'opposto della Juve, praticamente. Sì, la Juve addirittura ne ha vinte meno, addirittura. Seconda pallina che 2-0. Seconda pallina, esatto, per Giovanni, che sembra prendere un bel vantaggio, ma è ancora lunga questo gioco. Ricordiamo chiaramente sappiate. Che i punteggi vengono assegnati alla fine. Sono un totale di 20 per chi avrà più palline. Esatto, non contano, queste sono solo le risposte vincenti della manche, ma non sono punti. Esatto. Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo, facciamolo vedere. Eccolo qua, con la sua maglia che non è quella del Chievo, bensì l'Al Nasr, perché non vorrei che vi confondeste. Benissimo. Ronaldo alla Juve, caro Ale.
quali sono le due squadre a cui Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta con la Juve? Cioè le due squadre a cui ha segnato. Cioè ne sono due. Cioè, ho fatto tripletta contro chi? Sono certo di una, non dell'altra. Quella di cui sono certo è il Cagliari. L'altra... provo a dire... il Sassuolo. Il Sassuolo, sentiamo. Cagliari e Sassuolo, no. Giovanni. Cagliari e Atletico Madrid. E Atletico Madrid. Viva il re. Facile, non ti è venuta la più facile. Esatto, viva il re, come disse Fabio Caressa. Se ti ricordavo sulla Serie A, invece si intendevano tutte le competizioni. Quindi terza pallina 3-0. Per Giovanni. Sembrerebbe, ecco, sei attualizzato a fare tutti gli scongiuri. Aiuto, eccoci, ce l'ho fatta. Vediamo cosa esce. Oh, allora, quarta domanda per Giovanni riguarda... Faccio la faccia da punto interrogativo. Ok. Spero di aver interpretato bene il punto interrogativo. Memetica. Esatto, cerco di calarmi nella parte del punto interrogativo. Cosa vorrà dire? Non lo so, fatta io, ma non lo so. Ah, ecco qual è la domanda. Quanto è alta una porta da calcio? 2,40. 2,40. Bart. Vediamo. No! Oddio. Ale. Ovviamente dobbiamo essere precisi. Forse ho capito. Non la so, ma provo a dire. Dobbiamo chiedere... 2,41. 2,41. No, 2,44. No. Dai, si impara, no, da bambini il campo, la lunghezza del campo. Comunque importante anche la prospettiva, poi crescendo. Certo, dici che la, come dire, l'umidità fa scendere. No. Anche se nessuno dei due ha dato la risposta esatta, è importante dire che se ne va alla quarta. Eh sì, e questo è un 11, piccolo vantaggio, esatto, per Giovanni, perché può bastare anche il 5 pari a questo punto, perché se pareggia nessuno prende 20 punti e quindi vince chi è in vantaggio. Ale, e qui bisogna muovere il punteggio, perché questa è la tua ultima domanda con priorità. Con priorità. Poi puoi solo attendere. Ma vi assicuro che non sono domande facili, quindi non escludo. Questa, beh, sul Milan, dai, la sorte ti è amica. Si spera. Milan, chi è stato l'unico giocatore slovacco della storia del Milan? Juraj Kučka. Oh, risposta bella, precisa e puntuale, giusto così, Juraj Kučka, 3-1, la sapevi? Sì. Prima pallina. Spiace, devi sorteggiarla tu. 3-1, e adesso ti metti in vigile attesa del tuo avversario. Sesta risposta senza domanda, chiedo scusa. Ti basta arrivare a 5, ripeto, quindi ne hai ancora 2 su 6, no? Perché sono ancora 6 palline, insomma. Giocati bene. Lettera Q. Adesso la faccia da Q, devi fare la battuta, ma è già forta, ve l'ho già porta. Vabbè, prima hai fatto la faccia da Q. Da domanda, adesso questa hai fatto da Q. La faccia da Q. Aspetta, che però la devo trovare, eccola qua, vai. Dopo Fabio Quagliarella, chi è il miglior marcatore della storia della Serie A con una Q nel cognome? Nel cognome iniziale. Nel cognome, anche non iniziale. Non lo so, acqua fresca. Acqua fresca, no. Beh, hai avuto, come dire, congratulazioni per il tentativo, ma non è Robert Acqua Fresca, bensì Ale... Intanto sappiate che è fattibile, non è uno sì, che sì, no. Se no non avrei nemmeno chiesto. Giusto per Ale. Non mi vengono nomi con la Q nel cognome. È il momento. Passo. Niente da fare, ve l'ho detto che non erano facili. Vincenzo Iaquinta, 89 gol. 89 gol vuol dire che se ne va anche un'altra possibilità. Siamo sempre 3-1, mancano 5 palline. Devi comunque sempre arrivare a 5. Anzi, no, il 4 non basta perché lui potrebbe farne 4. Tocca a te, anzi, adesso vai tu fino alla fine. Cheat. Che non so quanto porti bene, ma comunque la facciamo. Non è ancora la finale.
esatto. In teoria. Satira juventino davvero, davvero notevole. E adesso una coppa che non è la Champions League, bensì la Coppa degli Europei, il trofeo che si dà alla vincitrice degli Europei, che è meno famoso la Coppa del Mondo, ma ne parleremo quest'estate. Quali sono state le tre città in cui l'Italia ha giocato le sue 7 partite a Euro 2021? Roma, Londra, Monaco di Baviera. Quando abbiamo giocato a Monaco? Belgio-Italia 1-2. Vediamo? Sì, ti invitavo a procedere. Sì, corretto. Giusto, 4 partite a 3 partite a Roma, 3 partite a Londra e una col quarto di finale col Belgio. 4-1, poi il diritto di mettere la pallina nel tubo. E allora ti manca una sola domanda per vincere e andare in semifinale. Ma sono rimaste domande complesse. Complesse. Vediamo. Germania, la Nationalmannschaft, la nazionale tedesca. Sai dirmi almeno 3 giocatori della Germania in gol nella semifinale del mondiale 14 del 7-1 contro il Brasile? 3 marcatori voglio. Kroos, Khedira, Klose. Vabbè, con questa scioltezza. Gli altri due che erano? Müller, Schürrle. E allora meriti di andare in finale, in semifinale. Allora, fuochi d'artificio li facciamo dopo. Continuiamo ad aprire, giusto per lo spettacolo. Metti la pallina, la quinta pallina. Metti una qualunque, che ti pare. Abbiamo il secondo semifinalista. Abbiamo il secondo semifinalista. Ma chiudiamo perché c'è una domanda bellissima. Qui c'è un pennuto. Chi è questo? Ecco, questo è il mio preferito. Facciamolo vedere per bene. Un volatile. Ah, certo. Era un airone. Ah, ok. Un airone. Quale attaccante serie A era soprannominato l'airone? Caracciolo. Ok, Caracciolo. E quindi... Corretto, metti anche la pallina. Sì, puoi mettere la pallina, come dire, per lo sport. Giusto. Per lo sport. Cosa abbiamo poi? Poi abbiamo il Napoli. Bene. Quale squadra fu sconfitta dal Napoli alla finale di Coppa UEFA 88-89? Ah. Napoli vince il suo unico trofeo internazionale nell'89, battendo in finale... Passo giù, mi ricordo lo Stoccarda. Bayern, ma era la semifinale. Semifinale, no, quella di Maradona, esatto. Che ballava, era la semifinale. La pallina, cosa resta adesso? Resta l'ultima domanda, che se non sbaglio... È un'altra faccia. Ecco. È una faccia da... aiuto, è una faccia da Kappa. Non l'ho fatto apposta, cioè ci ho pensato prima di fare questa gag, che però sta riscuotendo un certo successo, mi sembra di capire. Qual è l'unico giocatore della rosa dell'Inter 23-24 il cui nome di battesimo inizia con la K? Aslani. Bravissimo. Qual è? Cristian Aslani. Bravissimo. Pensavo fosse difficile, invece no, e allora merita. Giovanni, bravo anche a te, è stata una puntata davvero appassionante. Si è decisa dove? Su Nainggolan, forse? Sì. Lì un po' meglio. I 5 punti lasciati lì sul tappeto, e poi anche un po' sul Dinneventi, che è un po'. Molto preparato, esatto, sia sul Dinneventi che sulla match finale. Una grande seconda semifinale, ti sei guadagnato la sfida. Con Francesco ne parleremo tra 3 settimane a questo punto, perché abbiamo gli altri 2 quarti e poi la prima semifinale, saremo già a oltre metà aprile, quindi insomma appunto sei di strada più o meno, sei di Alba, quindi sì. ci metti poco. Adale, intanto regaliamo smonti quel che resta di questo impianto illuministico, regaliamo il premio di consolazione, che è una copia di mosaico, proprio per entrare anche nel clima sudamericano. C'era anche una grande Coppa America quest'estate e in ogni caso, Ale, intanto ti faccio anche i complimenti. Grazie. Perché siete stati due ottimi concorrenti. Bart, non so se abbiamo delle considerazioni finali anche dalla chat, non so, qualcuno fa dei commenti. Come sempre la chat si schiera un po' a metà, c'è chi sta per Alessandro, c'è chi sta per Giovanni. Io mi limito a dire che è stata una sfida più aperta, secondo me, rispetto a quella della settimana scorsa. Beh, è stata più combattuta, anche se poi... Poi da una certa manche, probabilmente quella del completa il nome, si è un po' indirizzata. Ma fino a prima era veramente... un punto a punto, una sfida veramente apertissima,
che ci ha veramente emozionato. Come sempre, complimenti agli sfidanti che vengono qua da noi. Complimenti veramente a Giovanni e Alessandro. Molto bravi, bravissimo Giovanni, che ritroveremo qua. Complimenti anche Alessandro. Complimenti, altra grande sfida. Complimenti Giovanni, complimenti Alessandro. Complimenti a voi che ci avete seguito. Complimenti anche a Bart, che mi ha assistito in maniera impeccabile alla console. A me non resta alla che darvi intanto che augurarvi buona Pasqua, anche se mi ritrovate anche domani sera con Lascia Raddoppia. Lo auguro a voi buona Pasqua e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Noi ci ritroveremo mercoledì prossimo, dopo la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta, che non andrà ai supplementari perché è l'andata, quindi non c'è pericolo di fare notte, ma saremo qui intorno alle 23 per la terza sfida dei quarti di finale, esatto, di Sfida Pastore trattino il torneo. E il giorno dopo una puntata speciale di Taconasso, visto che ormai ieri lo abbiamo spoilerato. Certo, perché abbiamo un po' cambiato la programmazione. Esatto, lunedì di Pasquetta, certo. C'è chi è impegnato con altre televisioni, ovviamente stiamo parlando di Riccardo Trevisani, che però tornerà, esatto, anziché lunedì per Fontana di Trevi, martedì per Taconasso, per una portata imperdibile insieme a Stefano Borghi. Quindi, cari amici, esatto, per chi se lo fosse perso ieri, ve lo diciamo anche oggi. Domani comunque ci lascia la doppia, non andiamo troppo in là. Ma la settimana prossima, chiaramente lunedì di Pasquetta, non ci saremo, torneremo martedì con una puntata pazzesca per recuperare il tempo perso. Io direi che per stasera, amici, abbiamo detto tutto. È tutto, ringrazio ancora i miei due concorrenti, vi auguro una buonanotte e ci vediamo tra una settimana per la terza puntata di Sfida Pastore, il torneo. Ciao ragazzi, ciao, buonanotte.